morti, morti accertati e anche morti che magari non sono finiti sui giornali per colpa del taglio di Asti in questo caso. Come manifestiamo contro ogni forma di sfruttamento animale, contro ogni palio, contro ogni forma in cui gli animali siano sfruttati o usati impropriamente per divertirsi. Comunque qualsiasi uso di animale è improprio. Vi volevo leggere i nomi dei cavalli morti accertati dal 1977 ad oggi al palio di Asti. 1977, Kim. 1982, Graspa Nera. 1987, Inferno. 1990, Scodata. 1993, Ulita. 2001, Fiamma. 2002, Malgrà più due cavalli, nome sconosciuto. 2003, Loris e Greites. 2009, Madrina. 2013, Gaitonde Mammuttones. 2015, 21 e Dr. Cini. Questo è una tragedia che succede per divertimento. I cavalli, come ha detto Nadia, vi viene passato il discorso che sono nati per correre. No, i cavalli sono nati per stare tranquillamente liberi di fare quello che vogliono. Se guardate i cavalli in libertà, tra di loro è difficile addirittura vederli correre. Ogni tanto si mettono a correre quando giocano uno con l'altro. Sono animali tranquilli, sicuramente non farebbero quello che sono costretti a fare durante ogni palio. Costretti a correre in... Io ho visto la piazza dove i cavalli corrono il palio, mi sembra anche assurdo pensare nel 2015 di mettere degli animali, chiunque, a correre in una piazza. Non ha senso, non ha assolutamente senso una cosa del genere. I cavalli vengono ferrati, il ferro agli zoccoli gli comporta la possibilità molto più alta di fratturarsi le zampe, perché il ferro gli inibisce il meccanismo di pompa che farebbero durante il cammino con le loro zampe e con le unghie che hanno, esattamente come succede a noi, chi ha dei traumi alle caviglie e non cura, ha un ritorno venoso che non funziona e